E proprio con il silenzio che hai lasciato in campo, proprio con il silenzio che le persone tanti anni fa sono rimasti basiti in un campo da calcio, io ho deciso di salutarti, Renato Curi, e ragazzi, appunto, è iniziato questo video. Proprio così, dal silenzio, il silenzio che lascia una storia drammatica, tale quanto Renato Curi, quelle storie che nel calcio fanno rimanere senza parole. E proprio senza queste parole io ti voglio salutare. Renato Curi, piedi buoni e grande senso del gioco, è uno degli uomini simbolo del Perugia Rivelazione. Con Renato Curi c'era un'amicizia venuta fuori anche dal fatto che siamo tutti e due marchigiani, quindi abitavamo a paesi abbastanza vicini e quindi c'è stato questo feeling che si è creato subito, anche perché poi eravamo i più bassi della squadra. Lui era più basso di me, poi venivo io. Era un ragazzo che gioiva nel vivere, dava questa gioia continuamente negli allenamenti, fuori del campo. C'era un ragazzo molto, molto equilibrato, molto maturo per la sua età. Un ragazzo molto dolce, affettuoso, disponibile, non era estremamente confusionario come poteva chiedere la sua età, anzi molto più serio di quello che gli anni volevano. Sicuramente era una persona, era più che un compagno di squadra, era un fratello perché era più grande di noi di pochi mesi, ma praticamente eravamo sempre insieme. Ma tocca proprio a lui, a quel ragazzo di appena 24 anni, che ha fatto già gol alla Juventus e che sogna la nazionale, a diventare il protagonista involontario di una memoria collettiva che lo ricorderà a molti anni di distanza con un affetto incastonato nel mito e l'onore che si deve alle figure leggendarie, fondanti della squadra. Una memoria che sarebbe stata perpetuata dal nuovo nome dello stadio, intitolato a chi in quello stadio, per quel pubblico e per quella città, era caduto e morto, come in una battaglia vera che per qualche destino si fosse sostituita alla simulata battaglia del campo di gioco, facendo bizzarramente entrare la morte là dove nessuno l'attendeva. Questo è Renato Curi che si dilettava, gli piaceva fare il fotografo, lui ha introdotto dentro tutta la squadra la voglia di fare fotografie, anche di riprese. Era un grandissimo giocatore. Questa foto lo so dove l'avete presa a casa mia perché credo che sia l'unica foto che ho voluto conservare della mia vita, anche perché lo si può apprezzare, io l'ho tenuta perché vedi, sembra che la luce se lo inghiotta. Infatti è stato così. Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoff. Siamo all'undicesimo, Perugia 1 e Juventus 0, a te la linea.
hai unito il calcio antico, anche quello del presente, e unirai senz'altro la tifoseria del Perugia anche nel futuro. Quindi, in una sola parola, resterai sempre con noi.